Due grossi petardi artigianali sono stati lanciati nella serata di giovedì 29 dicembre sotto i portici di Vivrea. Il forte botto, che ha riecheggiato in una vasta area della città, ha provocato il distacco e la caduta di parte dell'intonaco di fronte al negozio dismesso che un tempo vendeva e noleggiava videocassette. L'agente di polizia locale, giunta sul posto con l'assessore Lara Scalvino e i consiglieri Fabrizio Bartot, Aldo Raimondo e Roberto Bonome, al termine del consiglio comunale che era in corso, ha transennato il tratto per metterlo in sicurezza. Secondo un passante, pare che due ordigni siano stati lanciati da un'auto in corsa. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, che hanno controllato la pericolosità del tratto esterno alle transenne. Domani interverrà l'ufficio tecnico per la perizia.